fare, non riesco, sapete, a fare i vlog col telefono. Comunque, insomma, in questo momento ho la videocamera che mi si è staccato un pezzo, quindi devo usare il telefono. E sono qui con la Leo, quindi facciamo cose da donnine, da femminucce. Perché, mi avete chiesto, la mia skincare routine. Fermiamoci un attimo. Allora, la mia skincare routine è per quello che non l'ho fatta mai. Perché io in realtà non ho una skincare routine. Nel senso che, cioè, che cosa vi metto a fare? Io non faccio niente nella mia skincare routine. Cioè, non faccio assolutamente niente, perché truccare non mi trucco. Quindi non mi devo manco struccare, perché se non mi sono truccata. E non uso il Clarisonic, cioè, nel senso, una volta volevo prenderlo, poi no, perché poi sono pigra e quindi è un'altra cosa che poi metto lì. Non uso niente, l'unica cosa che faccio ogni tanto è usare il coso esfoliante della Nivea, o se no della Garnier, insomma ce ne sono diverse marche da supermercato. Insomma, ogni tanto sotto la doccia, perché mi viene molto più veloce farlo, uso quello lì, ma una volta alla settimana. Che forse ve l'ho anche già fatto vedere. In questo momento sto finendo questo qua della Nivea, Daily Wash Scrub, ecco, in realtà c'è scritto tutti i giorni. Io in realtà questo qua, quando sono sotto la doccia, lo uso così, lo passo e lo sciacquo, ma non lo uso tutti i giorni. Cioè, quindi io che, e poi dopo io non metto niente se non un velo di Nivea. Cioè, io che skincare routine vi faccio? Cioè, avete capito che mi vergogno molto, ma effettivamente io devo essere sincera, cioè non posso io mettermi lì e registrare un video finto, che non lo so, metti, vado al supermercato, compro due o tre cose e me le sbatto in faccia, che poi non riesco a fare queste cose, cioè io, ragazzi, scusate, e in più non riesco neanche a imitare le femmine che fanno quelle cose lì, e fanno bene a farle, perché io poi tanto non le faccio, cioè, nel senso, io non le faccio. Quindi che cosa vi dico? Allora, io a questo punto, allora, cosa ho pensato? Ecco, perché la Miki pensa ogni tanto, la Miki ha pensato, se vogliono vedere la mia skincare routine, ecco, io non la faccio quella giornaliera tutte le sere, perché in realtà non faccio niente, e poi vedete anche durante la night routine, morning routine, effettivamente è quello, anzi, qualcosa ci metto dentro alla morning routine, alla night routine, perché mi state guardando, tipo la pettinata dei capelli, quelle cose lì che in realtà, io ve lo dico onestamente, non faccio. Quindi, bando alle ciance, cosa ho pensato? Di farvi una skincare routine che faccio una volta al mese, no, una volta ogni tanto, cioè, nel senso, di solito una volta al mese, ma no, non è una volta al mese. Ok, quindi vi mostro che cosa faccio ogni tanto, ma proprio ogni tanto di rado. Allora, ogni tanto di rado faccio, molto più di rado appunto che questo, ok, molto più di rado che poi faccio una mascherina. Una mascherina che, per dirvi il tanto di rado, che io ce ne avevo comprato due a Hong Kong e quelle due sono ancora qua. E quindi io, cioè, molto di rado, perché sapete gli anni che sono passati. Quindi io non so neanche se sono ancora buone, comunque, insomma, una la proviamo, e ho pensato di fare questa qua. Perché c'è scritto, mi piace di più il packaging, e poi perché c'è scritto 10 minuti, quindi sono più svelta. L'altra, la seconda, è questa, la lasciamo lì per altri anni. E poi queste, di solito usavo queste qua, fin da quando sono ragazzina. Queste qua della Nivea, che ce ne sono due monodosi, purificante e purificanti comunque, e controllano la lucidità, eccetera. In realtà queste qua, quando ero ragazzina, le facevo con un po' più di... Però poi vedete, sono rimaste lì, e infatti quello è, insomma. L'altra cosa che, oltre a queste, quando ero ragazzina, però ora ho smesso, forse da qualche parte c'è ancora un rimasuglio, andavo in erboristeria e compravo un po' di argilla, polvere d'argilla vera, cioè, nel senso, proprio la polvere d'argilla, che poi la mischiavo con un po' d'acqua e me la passavo sul volto. Comunque, insomma, dovrei averci ancora un po' di polvere là da qualche parte, però, insomma, stasera facciamo questa qua e vediamo un po' cosa succede. Forbice, ma no, non serve la forbice, vero Leo? Quindi ci diamo questa. Sicuramente è già andata male, ragazzi, io non lo so.
Ma che roba è? Bottirotto, pensavo che fosse una... Pensavo che fosse una cremina da mettere su, invece è una... questa cosa qua. Sembra un fantasma. Va bene. No, Leo, non ti spaventare. Devo tenerla 10 minuti. Cioè, ma vi pare? Sì, Leo. Ok. Vediamo che succederà. Non so neanche che cosa faccia questo affare qua. Comunque, sì, non so cosa posso fare. Comunque questa è 10 minuti e poi togliere e sciacquare il tutto. Va bene, nel frattempo che siamo ridotti in questa maniera, un'altra cosa che ogni tanto faccio, l'ho fatto solo una volta da quando l'ho comprato, quindi non vi so bene dire la ogni quanto, nel senso, andrebbe fatto, che però comunque è una cosa naturale, l'olio di cocco. Aspettate che lo vado a prendere. Allora, l'olio di cocco, io questo qui non è tanto che ce l'ho, infatti l'ho comprato in un supermercato, mi sembra Slovenia, Romania, non me lo ricordo, comunque nel tour che abbiamo fatto a novembre. E perché lo volevo sempre comprare online e poi alla fine l'ho trovato lì. Avevamo ancora 2 o 3 spiccioli da eliminare, di quelli appunto stranieri, però non mi ricordo dove. E mi sono fatta male. E quindi non riesco mai ad aprirlo, cioè, vi rendete conto? Ah, è molto più semplice la cosa. E quindi avevamo optato per questa cosa qua, che Marco ha detto, già che lo devi comprare, compralo. E questo è l'olio di cocco in questione. Cocos. E questo qui lo vado a prelevare un pochettino dalla confezione, vedete? E lo vado a mettere sui miei capelli. In questa maniera qua lo tengo un po' in posa prima della doccia. Però io sto paciugo, vi assicuro che non è che lo faccio. Però siccome sono molto sfibrati... Ma perché prima non ho messo l'olio e poi vi ho parlato, che sennò sembro scema? Va bene, siccome... No, faccio anche paura il bello. Va bene, siccome sono molto sfibrati... Dai vari colori... schiariture, cioè vi assicuro la faccia della Leo, cioè, no. Ok, lo vado a mettere un pochettino soprattutto sulle punte, perché sono veramente una cosa. Ok, vedete, proprio unto. Ok, vado a richiudere il tutto. Vado a chiudere il tutto. E aspettiamo. Nel frattempo io sto mangiando sta roba. Ok, non so quanto tempo è passato, ma io la sto mangiando tutta, quindi la tolgo sta cosa. Boh. Me va solo un piastricciato il viso e basta. Adesso sciacquo.
questo paciugo. Preferisco quello della Nivea. Ok, adesso tengo su ancora, non so cosa ho fatto, ma uguale, l'abbiamo fatta e via, qualcosa ho fatto. Questo lo tengo ancora un po' mentre finisco di fare la gabbietta, la leo, mentre passo l'aspirapolvere e poi mi faccio la doccia, quindi lo sciacquo via. E poi continuiamo con questo video che secondo me è proprio senza senso. Doccia fatta, mi sono asciugata i capelli. Mi sono impigiamata naturalmente e adesso diciamo come terminare la mia skincare routine. Io ragazzi, allora, quello che posso dirvi, amici miei cari, allora, al mattino, mettiamoci anche qualcosa del mattino, siccome adesso fa ancora parecchio freddo, do sotto la crema Nivea un pochettino di Vea Lipogel, sempre quella scaduta, non l'ho più ricomprata, voglio finirla, ormai è proprio nel culetto. E ne do un pochettino ai bordi del naso, un pochettino nel contorno labbra, perché mi si screpolano un sacco naso, labbra, insomma, ok. Quindi quando fa molto freddo do questa qua al mattino e dopo do un velo di Nivea, di questa qua, proprio quella, proprio... Ok, quella. E anche alla sera io l'unica cosa che faccio è darne proprio un pochettino, così, proprio poca poca, e perché mi sento se no tirare la pelle perché fa freddo, ma la stessa cosa me lo fa anche d'estate e magari dopo il tanto sole. Comunque, insomma, faccio così, ok, io non faccio altro. Quindi io mi dispiace deludere tutti con questo video, ma io non faccio altro. Mi direte anche, si vede, hai una pelle che fa schifo, si vede una faccia da culo. Io non lo so. Cioè, nel senso, anche sì, non mi interessa. Io però faccio queste cose qua. Non faccio praticamente altro, cioè... niente, basta, stop, chiuso, fine, finito. Cioè... Capite perché non vi ho mai fatto la skincare routine? Perché, no, ecco, poi le labbra, va bene, le labbra al burro cacao, però lo do quando vado su, come vi ho fatto vedere nella night routine, e poi anche la crema alle mani. E, perché adesso, insomma, c'è un pochettino di questa qua della Nivea, quindi basta e avanza. La mia skincare routine finisce qui. Siate... clementi, no, non so come si dice, siate dolci, cioè non siate troppo bastardi nei commenti, cioè nel senso poi comunque fate un po' quello che volete e io la prenderò a ridere con il sorriso perché tanto quello è. E insomma, la mia skincare routine finisce qui, io vi do un bacio grande, spero con questo video di non avervi fatto pena, ma di avervi tenuto compagnia qualche minuto e di avervi magari strappato un sorriso dicendo ma guarda un po' testa demente, insomma qualcosa del genere. Io vi mando un bacio grosso e ci vediamo al prossimo video, ciao!